Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con Terzo Tempo, settima puntata della nostra trasmissione. Come vedete c'è traffico dietro lo schermo. Do il benvenuto innanzitutto per motivi di cavalleria a Cristina Scalasciullo, che è tornata con noi dopo l'assenza di venerdì, a Bartolo Pasquale, e al nostro primo ospite, Madiem Mametiam, ala dei Lions Bisceglie. Cominciamo oggi la nostra puntata parlando di basket e parlando, Madiem, della vittoria dei Lions sul campo di Civitanova. È stata una partita strana, perché dopo un primo tempo, dopo i primi due quarti in cui la formazione nerazzurra aveva dato ottimi segnali di riscatto rispetto alla sconfitta con Pescara, gli infortuni di Luca Castelluccia prima ed Edoardo Di Emidio hanno un po' messo in difficoltà la squadra sotto il profilo psicologico. Finita sotto di 9 punti, però la Dipinto Panifici si è ripresa, è riuscita a rimontare e a vincere la partita nel finale. La prima domanda che mi viene da farti è: da dove si ricomincia? Proprio dalla reazione quando la squadra è finita sotto di 9, anziché darsi per sconfitta, c'è stata una importante reazione da parte del gruppo, si ricomincia da lì? Allora, buonasera a tutti. Diciamo che questa partita l'abbiamo preparata come deve essere, fisicamente eravamo pronti, mentalmente eravamo pronti, perché durante tutta la settimana si è fatto un lavoro proprio, diciamo, perfetto, soprattutto in difesa. Diciamo che vabbè, l'infortunio di Castelluccia e Edoardo Diomede, che sono due rose più importanti, diciamo, nella squadra. Castelluccia si è infortunato all'inizio del secondo quarto, che è proprio durante dove è iniziata la partita per bene, e lui, diciamo, che è uno che produce i punti, è uno importante nella squadra, e lì, dopo che si è infortunato, si è messo un po' in difficoltà nella squadra. Però noi eravamo con la testa in campo, con la voglia di far vedere che manca uno più importante, quindi ognuno ci deve dare la mano. Se uno faceva un 100%, deve dare ora 200% per far vincere la partita. Anche poi la prima sconfitta con Pescara non l'avevamo ancora digerito, che era una cosa che si bruciava veramente dentro di noi, e da lì si è detto: guarda, per digerire questa cosa bisogna vincere questa partita. Alla fine è andata bene. C'è stato un momento nel secondo quarto in cui era già fuori Castelluccia, i Lions sono arrivati sul più 12, quindi sembrava che la partita fosse destinata a una vittoria abbastanza tranquilla. Però c'è stato da fare i conti, perché nella pallacanestro ci sono ovviamente gli avversari. C'è stato da fare i conti con Civitanova. Civitanova che è stata molto supportata da giocatori di una certa esperienza, pensiamo a Francesco Amoroso, pensiamo ad Andreani, che è stato il migliore, ha segnato 23 punti. Quella reazione di Civitanova alla fine del secondo quarto ha pesato anche su quel terzo quarto in cui i Lions sono andati anche sotto, perché il terzo quarto è finito 21-10. Che cosa è successo in quei minuti? In quei minuti, vabbè, il coach, diciamo che Sorgentone è uno che sa gestire bene la situazione, perché una partita così emozionante come ieri, una partita così difficile, diciamo che è lui che ci ha dato una mano per far vincere la partita. È il primo che ci crede, poi noi. E noi niente, l'abbiamo seguito, abbiamo seguito i suoi consigli, abbiamo seguito cosa diceva prima, durante gli allenamenti e durante la testa, che non dobbiamo fare, nel senso, fa vedere tutti che il tuo compagno ha fatto un errore. Ognuno deve coprire l'errore di un suo compagno. Castelluccia, al centro fuori, loro hanno preso più di fiducia. Beh sì, Amoroso ha fatto due bombe in fila, poi come si chiama quell'altro, che non mi viene il nome. L'altro pivot? No, l'altro player. Andreani ci ha messo un po' di difficoltà, perché alla fine non sbagliava nessun tiro. È stato molto, molto efficace al tiro, un giocatore di esperto così. Però
Noi diciamo che eravamo sempre con la testa lì durante la partita, abbiamo difeso molto bene perché la partita l'abbiamo vinto in difesa. Assolutamente, assolutamente. 8 punti concessi a Civitanova nell'ultimo quarto, ma soprattutto negli ultimi 5 minuti Civitanova non ha segnato più un canestro da campo, ha segnato soltanto un tiro libero. Questa è stata la chiave e forse è questa proprio la dimostrazione che questi Lions cominciano a somigliare a coach Sorgentone, quell' allenatore che mette la difesa al primo posto. Giusto, perché la difesa che va a vincere le partite, chi non difende non vince. Assolutamente. E infatti 63 i punti realizzati da Civitanova. In base ai 67 punti segnati ieri, pensi che ci sia molto da migliorare in attacco o forse la costruzione dell'azione è buona e stanno mancando le percentuali per il momento? Qual è la tua opinione? Vabbè, la mia opinione è che in attacco non siamo morbidi, diciamo, perché siamo tutti dei giocatori dinamici. I nostri lunghi non sono i lunghi lenti, sono belli, grossi, alti, però sono dinamici, mettono la palla a terra, sanno giocare uno contro uno, sanno correre, non sono lenti rispetto ad altri pivot. E niente, il nostro attacco, diciamo che la palla si muove per bene, come vuole il coach. Ogni tanto i nostri avversari cambiano tutti i blocchi, ci mettono un po' di difficoltà, che cioè, ovviamente zona, come successo Civitanova, che è il nostro primo gioco, subito loro sono andati in zona e ci ha messo un po' di difficoltà, però il coach sa gestire bene le situazioni. Siccome è andata a zona, poi abbiamo cambiato i giochi, Scatozzi ha preso bene la palla, ha preso bene in mano la situazione. Guarda, siccome lui play, gestite la situazione, gioco con calma e attacchiamo le cose per bene, perché non è che bisogna prendere una posizione per bene e poi buttiamo la palla così, una partita così importante. Abbiamo fatto buone palle perse che serve. Sì, è già un dato migliore rispetto alla partita con Pescara, perché ci sono state troppe palle perse. Che queste cose, i rimbalzi in attacco, che ci ha aiutato anche un po' tanto, i rimbalzi in difesa ci ha aiutato anche un po' tanto. Diciamo che sono i piccoli dettagli che vincono le partite. Direi proprio di sì. Per te è un campionato di Serie B in un girone particolare, con squadre pugliesi, delle Marche, abruzzesi. Ci sono delle differenze rispetto alla Serie B, agli altri gironi della Serie B? Giusto. Perché diciamo che in Toscana e in Puglia è un po' diverso. Pubblico anche. Qui c'è più pubblico, poi ci sono più di giocatori più esperti, più di talento. Trovi sempre dei giocatori che giocavano in Serie A, uno che giocava in A2, tipo Castellucci, che ha fatto esperienza in Serie A, in A2. Cioè, fa molto piacere stare con lui in campo, che ti fa consigliare, ti fa andare dove andare, tipo Riccardo Antonelli, che è un giocatore di esperto pure lui, che ti fa devi fare così, io che sono giovane, queste cose, cioè, lo noto, perché mi serve in campo, fuori campo e tutto, quindi mi dà molto soddisfazione. Vedi già qualcosa in cui sei cresciuto, sì, qualcosina che sì, hai capito di più rispetto a quelle che potevano essere magari le tue convinzioni in precedenza? Ovviamente, perché stare sempre con loro in campo, fuori campo, ti dà qualcosa in più, che mentalmente o fisicamente, tipo Riccardo Antonelli e io, se ogni tanto li vado a marcare, ogni tanto mi fa un canestro, due canestro, mi deve dire, devo fare qualcosa, che infatti queste cose mi fanno migliorare. Castelluccia, li metti mano addosso, ti fa un canestro da 3 punti, 2 canestri da 3 punti, la terza volta devi fare qualcosa. Cioè, sono queste cose che ti fanno, che ti danno un po' di calore, per ti danno lo stimolo per crescere, per giusto, migliorare sicuramente. Ci sono dei saluti per te. Alan Carbonetto, grande mano, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Alessandro mille, da Pisarda, grande mano, prima o poi ritorno a trovarci a Livorno, ci manchi. Sono i miei amici livornesi. Alan Carbonetto è il mio amico, ex compagno di classe a Cecina. Ti ha salutato tra l'altro anche tuo fratello? Iva Comitian, giusto? È il mio fratello, gioca a Forlì. Gioca a Forlì, ne avevamo parlato prima. E una domanda voglio farti, visto che avevamo parlato dietro le quinte prima di arrivare qua, di tutte le città che hai visto nel tuo percorso qui in Italia, ma soprattutto delle città del girone C
di Serie B, non ci si aspettava la sconfitta di Perugia, che comunque partiva anch'essa con i galloni della vincente, non ci si aspettava la nostra sconfitta con il Pescara di coach Raiola. Quindi quali sarebbero effettivamente per te le squadre da battere? Le squadre da battere, primo è Pescara, perché questa sconfitta la dobbiamo ancora digerire, è una cosa che non se l'aspettavamo tutti di noi, e la partita l'avevamo preparata come si deve. Cos'è successo? Cosa è successo? Diciamo che la partita l'abbiamo persa un po', non dico manca di concentrazione o manca di voglia, ma è un po' difficile dire il motivo perché abbiamo perso la partita. Perché chi conosce Bisceglie e chi conosce i ragazzi, che gruppo siamo, sa che siamo un gruppo forte, siamo una squadra proprio forte. Infatti, diciamo, per reagire alla situazione che si era verificata ieri a Civitanova, bisogna avere comunque carattere. Giusto. Sicuramente in una lo posso dire tranquillamente, proprio ieri mi confidava il general manager Gigi Sanna che a un certo punto credeva che anche la partita di Civitanova si dovesse perdere, e c'erano anche dei dirigenti di Civitanova che giustamente avanti di 9 punti con Castelluccia e Di Emidio in panchina infortunati, insomma, il pensierino a vincere lo fai, perché dici siamo in un momento, siamo in una situazione in cui può andarci bene, possiamo portare a casa questa partita. Lì è venuto fuori il carattere della squadra. Adesso però c'è da comprendere innanzitutto la tenuta mentale della squadra, perché ci sarà una trasferta delicata sul campo di Giulianova, squadra molto giovane, che ha fatto 2-2, che ha vinto fuori casa, ha preso coraggio, è andata a vincere comunque su un campo caldo come Cerignola, anche se Cerignola è un'altra neopromossa. Cosa devono fare i Lions per evitare di pensare che è tutto sistemato e giochiamo alla perfezione e va tutto bene? E va tutto bene non sarebbe facile per niente, diciamo che in questi momenti siamo in difficoltà, perché Edoardo Diomede fuori, che fa parte del quintetto, è una cosa, cioè, che ci fa un po' male. Però, come ti avevo detto prima, noi siamo una squadra che se uno manca, ognuno deve aggiungere un altro 100% per far coprire quel buco lì, diciamo. E la partita di domenica prossima, domani vediamo coach come va preparata questa partita, come ci dobbiamo lavorare, perché non sarebbe facile per niente. Il conosce Giulianova, ha fatto 2-2, quindi dobbiamo stare attenti molto su questa partita, perché non è 0-2, ma ha fatto 2-2. E conosce un giocatore lì un po', cioè bravo, diciamo, Alessandro Banchi, che si è giocato l'anno scorso insieme in Cigone. Figlio di Luca Banchi, figlio di coach Luca Banchi, ex Siena e Milano. Infatti, un ragazzo che ha il talento, gioca per bene, però noi pensiamo a noi stessi durante questa partita, non è che lui è libero di ansia e che vince durante, noi veramente non ce ne frega niente. Gli altri under della squadra, io inserisco tra gli under, anche se non lo è, Diego Terenzi è del 95, non è un under, ma lo considero comunque uno di quelli più giovani rispetto ai 5 del quintetto, e ci metto anche Azzaro perché ha già giocato in Serie B diverse stagioni. Che impatto state avendo su questo campionato in cui sono cambiate le regole e il ruolo dell'under diventa più importante rispetto a quello che poteva essere l'anno scorso, visto che non c'era neanche l'obbligo l'anno scorso? Sì, diciamo di sì, dai, perché Diego magari può essere considerato come un under o come un senior, però noi lo consideriamo come un senior perché anche lui è molto importante per la squadra, è uno che produce i punti, è uno che ci mette le mani in difesa, è uno che ci mette la voglia. Quindi siamo gli under, però diciamo che gli under fanno allenare anche la squadra, perché senza gli under questa stagione la squadra non si allena. Assolutamente. Ovviamente. Però è un po' difficile, perché gli under devono ancora capire, devono ancora crescere mentalmente, fisicamente, devono ancora crescere. Quindi magari i senior ci devono dare una mano ai under per considerarli un po', per dargli un po' di fiducia di stare in campo, di farli allenare. Cioè, il senso è quello. Però non per stare in campo adesso, perché gli under non è che
possono risolvere la situazione. Possono dare una mano. Qualcuno dice che gli under saranno decisivi, perché? Perché più minuti saranno in campo, più i giocatori senior potranno riposare. Questo è anche uno dei tuoi compiti, uno dei tuoi obiettivi. Giusto. Guadagnarti un numero di minuti tale da poter far riposare Riccardo Antonelli, Castelluccia e Azzaro. Perché ovviamente più stai in campo tu, meglio è per te, ma sicuramente giocatori un pochettino più grandi di età arrivano a giocare i minuti finali delle partite con maggiore lucidità, non escono per falli, quindi è tutta una dinamica che va insieme. È tutto, cioè anche pazienza questa cosa. Cioè, tipo io non è che entro questa squadra e dico guarda, voglio fare 30 minuti, non lo penso assolutamente. Anche giusto. Io vengo per darci una mano, per fare la squadra, però in campo faccio quello che devo fare. Cerco sempre di mettere l'energia in campo. Se devo fare i punti lo faccio, se devo fare produce quell'altro di fare i punti lo faccio. Devo fare sempre il 100% di quello che faccio. Sempre energia, sempre cattiveria, sempre per dare una mano alla mia squadra. La piazza di Biceglie, un'esperienza in Puglia sicuramente diversa rispetto alla Toscana, al Livorno. Che impressione hai avuto nel vedere tutta quella gente al palazzetto alla prima partita? Te l'aspettavi? No, sinceramente non me l'aspettavo, perché diciamo all'inizio che mi avete di venire in Puglia, prima cosa no, è lontano, come faccio per la famiglia, con l'età che ho, dice guarda, sto sempre vicino con la mia famiglia, quindi la vedo un po' dura questa cosa. Poi mi dicevano no, vabbè, il coach è bravo. Poi appena che mi ha chiamato il corso, poi altri allenatori mi chiamavano e mi dicono guarda che quello è Sorgentone, uno che fa parte dei migliori in Italia, e queste cose l'ho visto veramente, perché avevano ragione, infatti mi ha pure pagato il caffè il coach, mi ha detto sempre per passare. Assolutamente, salutiamo Diego Terenzi che ci sta guardando. Ciao Diego, l'avevamo nominato. A proposito di compagni di squadra, un altro che diciamo è uscito malconcio ma che ha resistito, è stato veramente in palio, è stato Bedetti. Bedetti ha avuto un acciacco comunque a Civitanova, però ha resistito, è rimasto in campo rispetto ai KO diciamo di Emidio e Castelluccia. È lui il simbolo di come i Lions si devono comportare? Anche se ci si fa male bisogna rialzarsi e tenere botta? Certo, io dico che Bedetti è un esempio nella squadra, perché ha sempre voglia di dare qualcosa, cioè lo dico sinceramente, ha sempre voglia in campo di arrivare sempre il primo, sempre di tornare negli spogliatori l'ultimo, cioè un esempio, io lo guardo come un riferimento. Bedetti diciamo che ha l'energia di stare in campo, anche se non ce la fa più, però dà sempre, fa vedere gli occhi che io ho voglia di stare in campo. Se uno mi può prendere il mio posto, venite, però devi dare quelle che do io in campo, quindi è importantissimo. Infatti ieri si è visto, ha preso un rimbalzo importantissimo, ha segnato, ha fatto due tiri liberi che fa vincere la partita. Sono delle piccole cose che magari alcune non lo guardano, ma vabbè, anche in difesa possiamo dire, infatti, lui è uno di quelli che si butta sulla palla senza problemi. Devi fare i sacrifici per la squadra, infatti ognuno lo sta facendo e spero che si porta avanti questa cosa. C'è una partita che ti incuriosisce di giocare, cioè di tutte le avversarie di questo girone? C'è magari una partita che ti sei segnato, ma io voglio vedere questa partita perché c'è l'avversario X o perché c'è l'allenatore tal dei tali? Cioè, c'è una partita che ti incuriosisce proprio, certo, di giocare? Contro San Severo. Ah, con San Severo. È una partita che non vedo l'ora di... E per quale motivo? Per il motivo che ho sempre sentito, San Severo è forte. E io ho detto perché noi non dobbiamo vincere contro San Severo? Proprio in casa di loro. Io mi aspetto questa partita, cioè non vedo l'ora sinceramente. Non capito. Anche poi sono andato a fare un provino a San Severo, conosco il coach e l'ambiente l'ho un po' visitato, quindi... altro pubblico, molto infatti numeroso. C'è un pubblico veramente caldo, tanto, quindi ho detto perché non possiamo andare in casa di loro e vincere una partita proprio bella, cioè non vedo l'ora. Squadre di questo girone C, molti sostengono che non ci sia una formazione in grado di dettare legge, non c'è nei fatti il Montegranaro dell'anno scorso, anche perché
dato che Diomede e Beretti sono qui da noi, secondo te è così? Non c'è una squadra nettamente più forte delle altre? Quante sono e quali, secondo te, le formazioni che si possono giocare i primi posti? No, diciamo che vabbè, San Severo, Recanati, Bisceglie, cioè magari queste tre squadre possono stare vicine. Tu metteresti anche Pescara? Pescara, io adesso che sei infortunato Andrea Grosso. No, io non lo metterei perché alla nostra partita non ho fatto vedere qualcosa che mi... Non ti hanno sorpreso, più no, che altro sorpreso. Sei dispiaciuto per la partita fatta. La partita però non mi hanno sorpreso per niente. Assolutamente, però Recanati ha perso malamente a Teramo nella seconda giornata. Questo ti ha pieno di sorprese questo girone, perché nessuno se l'aspettava che Recanati perdesse questa partita. E Matera che è stata affrontata dai Lions, Matera ha perso in casa con Perugia, è andata a vincere a Nardò con un canestro di Di Marco a 3 secondi dalla fine. Comunque sta incontrando delle difficoltà anche Matera. Infatti anche Matera sta incontrando delle difficoltà, però dico che questo girone si vedrà pieno di sorprese, perché ognuno sta dando qualcosa per arrivare, cioè per fare i playoff, diciamo. Anche non è ancora arrivato, siamo all'inizio del campionato, però l'obiettivo è quello. Quindi per ora non si sa niente, ma io penso che ci saranno molte sorprese questo girone. L'obiettivo invece di Mame? L'obiettivo di Mame è fare il playoff, andare a Montecatini. L'obiettivo mio è tutta la squadra. Proprio senza colpo ferire, certo. Quindi insomma, il nostro obiettivo è quello. È assolutamente importante. Mame, ti... Montecatini per scopo professionale, non solo per avvicinarsi a casa, visto che si può fare. Se mi avvicino a casa sarebbe me, almeno mi vedo la famiglia e tutti. E si giocheresti vicino casa, questo è vero, sicuramente. Già che ci siamo, voglio dire, visto che non è in Sicilia la finale, quindi è così. Allora, Mame, ti ringraziamo per essere stato con noi in questo appuntamento di Terzo Tempo. Dove sono i nostri valletti? Stanno aspettando il prossimo ospite. Sì, vabbè. Allora, no, ci può accomodare. Sì, ok. Puoi accomodarti a lui, perché intanto seguire con noi la puntata. Allora, io intanto devo saluto tutti i miei amici, saluto tutta la famiglia, i miei amici di classe che hanno detto che gli devo dire una parola che compagno Snosh, sì, non c'è significato, però lo devo dire. Come? Snosh. No, non ha significato neanche nel dialetto, saluto assolutamente tutti. Saluto la famiglia, mio fratello, mia sorella, saluto Vittoria Tozzi e tutti, un bacio. Sta bene, sta bene, non va tutto bene, lo stiamo trattando bene. Assolutamente, grazie Mame. Grazie a Mame Tiam, che continuerà a vedere la nostra puntata live. Allora, io voglio approfittare in questo momento, abbiamo una notizia da darvi, adesso cercheremo di farla passare anche in sovraimpressione, comunque di inserire un articolo. È una notizia di cronaca, quindi vi chiedo di rilanciarla. Pare che un ragazzo sia stato ritrovato morto in mare nei pressi della spiaggia, credo Ponte Lama, sì, la torretta dovrebbe essere. In questo momento lo stanno portando a riva, naturalmente vi daremo notizie fra pochissimo. Non sappiamo cosa sia accaduto preciso. Riportiamo quella che è una notizia comunque verificata. Un giovane, il cadavere di un giovane è stato ritrovato perciò dalle parti del Ponte Lama. Saremo più precisi attraverso alcuni dettagli sul nostro sito a breve. Allora, io a questo punto direi che possiamo passare a parlare del Bisceglie, perché è già arrivato il nostro ospite. E come terrà insieme a noi la partita tra Acadas e Bisceglie, in cui ha realizzato la prima rete con la maglia nero azzurro stellato. Non ha bisogno di presentazioni, direi, l'avete visto, e accogliamo Paolo Daniel Dentello Azzi. Bravo, bravo,
L'abbiamo detto in maniera giusta. L'abbiamo pronunciato tutto. Perché è nelle distinte è il giocatore che non viene ha più, spazio. Che non ha, cioè dalla distinta, perché è grande così, cioè, se fosse per te, facciamo una gara. Allarghiamo. Allora qualcuno in distinta o mette dentello Azzi o mette solo Azzi. È difficoltoso, specificaci effettivamente qual è il nome di battesimo, qual è il cognome, così almeno. Sì, no, perché in Brasile prendiamo il nome sia dal padre che dalla mamma. Quindi è il mio nome, Paolo per mio padre, e c'è anche il mio nonno della mamma che si chiamava Daniel. Quindi loro, no, chiamiamo Paolo, no, chiamiamo Daniel. Chiamiamoli tutti. Capita anche in Italia. E dopo dentello per mamma e Azzi per mio padre. Ok. Quindi secondo la logica italiana chi ti chiama Azzi soltanto avrebbe ragione. Bravo. Per la logica italiana. Sì. Perché ovviamente si ottiene il cognome. Allora, parliamo velocemente, facciamo velocemente il riepilogo della partita di sabato. Sabato ore 14:30 sul neutro di Siracusa, Acragas Biceglie. Biceglie è andato in svantaggio due volte, il Biceglie ha rimontato due volte, partita che è finita 1-1 grazie alle reti, due pari, vabbè ragazzi, vabbè, un po' di influenza, appunto le reti di Daniel e di Jovanovic, che finalmente si è sbloccato, una partita dai ritmi un po' altalenanti perché il Biceglie comunque qualche errorino in difesa l'ha fatto, però è riuscito a portare a casa un punticino contro una squadra come l'Acragas che non è stata facile. Sì, anche per, diciamo, per queste tre partite, per la trasferta, per questa cosa, questo sforzo che deve andare oltre a quello di non riuscire a riposare bene, tutto quello, è stata una partita, come hai detto tu, abbiamo preso due gol così di ripartenze che ti a un punto in cui tu sei lì da attaccare e cerchi di fare un gol, prendi uno e quello ti dà un colpo, però secondo me siamo stati bravi a non mollare, a cercare anche sotto un gol di prendere la partita e di cercare di giocare e tutto, quindi... Sì, questo rispetto alle altre gare si è visto, cioè un Biceglie che comunque teneva il pallino del gioco, un Biceglie che comunque provava in tutti i modi ad andare ad attaccare. Infatti sul finire della partita, dopo il rigore di Jovanovic, il Biceglie è andato vicino al 3-2, per esempio appunto il tiro dello stesso Ivan che di poco, diciamo, è finito tra le braccia del portiere. Quindi il Biceglie ha provato in tutti i modi a portare a casa il bottino pieno, però anche il punticino è positivo, diciamo così. Sì, volevamo vincere, come hai detto tu, abbiamo creato anche l'occasione, anche loro hanno creato, non è che... Però è stata una partita così, tutte e due le squadre hanno cercato di portare tre punti e alla fine... Portare un punto fuori casa non è male, come hai detto tu, è buono. Tre partite in otto giorni, la stanchezza si è fatta sentire, era inevitabile, ma questo vale anche per le altre squadre, bravo. Logico, perché hanno giocato tutti, forse vabbè, qualcuno ha riposato, la finestra di più. Alla luce di queste tre partite in otto giorni, pensi che sotto il profilo fisico si sia adesso capito cosa può dare questo Biceglie, qual è l'intensità che si può impostare, visto che siete stati comunque chiamati a uno sforzo? Sì, io credo che, per esempio, quando sono arrivato venivo da una preparazione un po' così, perché sono arrivato tardi e all'inizio ho fatto un po' di fatica, però credo che si lavorano bene tra di loro, tra i mister, i prof, quindi adesso sono riuscito a prendere la forma e credo che si vede anche questo con la squadra. Abbiamo partito subito alla grande fisicamente, dopo questa sosta ha dato un po' di... abbiamo perso un po' della attenzione, non lo so, di tutto questo, e adesso si vede che abbiamo ripreso e stiamo bene, secondo me, fisicamente, anche con tutto questo sforzo, possiamo... Adesso abbiamo un'altra prova, no?
settimana prossima un'altra 3 partite, quindi c'è questo ritmo della partita che si alza, che aumenta improvvisamente dopo un momento, come hai detto tu, di riposo che insomma è diverso, perché sì, sì. Hai fatto una partita in 15 giorni, poi a un certo punto ne hai dovute fare 3 in 8 giorni e non si riesce magari a gestire bene le energie mentali e le energie fisiche, quindi questo è confortante. Io ti volevo chiedere, il calcio sicuramente ha una lingua universale che si parla, però ti trovi in un reparto d'attacco con dei giocatori italiani, ovviamente, con un giocatore slavo, di scuola slava, e con tanti altri giocatori di scuola slava in mezzo al campo. C'è un giocatore come Ginon che è francese. Difficile mettere insieme queste mentalità, almeno sotto il profilo di come ci si approccia alla partita, o è davvero un linguaggio universale quello del calcio, anche su come si prepara il match, su come si vive l'attesa della gara? Allora, io ho avuto un'esperienza simile alla Spezia, perché anche lì è la stessa cosa. C'erano quelli che venivano dalla Spagna, Argentina, Croazia, quindi ho avuto questa esperienza, e credo che il gruppo si fa, anche se siamo tutti in diverse nazionalità, alla fine il gruppo si fa, anche se essere insieme. Credo che dobbiamo prendere le cose positive, no? Diciamo, di quello che portano loro, del loro calcio, di quello che portiamo noi, di quello che portano gli italiani, e alla fine cercare di creare un'identità dentro il campo per poter usufruire quello nella maniera giusta. E credo che il mister capisce questo, perché anche ha parlato con noi che loro si stanno adattando alla Serie C, perché alla fine dobbiamo essere bravi a capire anche che campionati stiamo facendo e come giocare, come gestire, e questo ci vuole un po' di tempo. Però da quando sono arrivato ho visto che la squadra, in questo ritiro che ha fatto, in questo tempo, si è messa insieme. Credo che pian piano, come hai detto, non solo la parte fisica, però anche il gruppo, mettere tutto questo dentro il campo. Io avevo una domanda riferita alla partita di domenica. Il mister praticamente in 15 minuti ha sostituito, ha esaurito tutte le sostituzioni, ha cambiato 5 giocatori, ha rivoluzionato la squadra. Questo effettivamente ha trasformato il Biceglie, che era partito col solito 4-3-3, alla fine è diventato praticamente un 4-2-4 a un certo punto, è diventato molto più offensivo, molto più dinamico. Sì. Come la vedi tu? Cioè, non è stato un rischio un po' grosso, anche perché quando il mister ha cambiato il Biceglie era sotto, perdeva 2-1. Io credo che questa è un po' della sua identità, no? Di cercare di giocarcela. Quindi lui subito, secondo me, ha visto che potevamo fare bene a mettere le nostre forze offensive, ha chiesto a noi questa cosa, se eravamo disposti a fare questo sacrificio, perché allargandosi alla fascia dover fare, quindi secondo me è un rischio, però chi non rischia, se noi continuavamo lì a difendere oppure a non provare, non succedeva questo. Quindi alla fine è stata una buona scelta da parte sua, e è una cosa buona che stiamo cercando anche di avere questa flessibilità anche dei moduli, no? Per esempio, ogni tanto vai anche sul primo tempo, ogni tanto stavi in mezzo, ogni tanto andavo a sinistra. Quindi lui sta cercando anche di poter fare questo. Con questi 5 cambi, anche, sai, di avere questa carta è stato un vantaggio sicuramente, sì, per farvi riposare. Avere 5 cambi diventa importante. Tra le varie possibilità, non si è ancora visto, ma credo che si stia cominciando, o si stia già lavorando su questo, non si è ancora visto il Biceglie con la difesa a 3. Siamo vicini a questo tipo di assetto? Sì, sul secondo tempo siamo messi un po', no? Sì, infatti, a un certo punto hanno giocato anche 3-4-3, perché c'è stato il suo arretramento, sì, del raggio d'azione a centrocampo. Sì, pochissimi minuti. Sì, fino poi all'altro cambio.
pensi che possa essere una scelta, si potrà cominciare qualche partita, dice, questa volta iniziamo proprio con la difesa a 3. Sarebbe una cosa interessante anche per i giocatori che abbiamo, per le fasce, oppure per la difesa e per l'attacco, quindi anche per giocare contro una squadra che gioca così a fare specchio. Sì, a specchio, quindi sarebbe una buona idea, credo che lui sta lavorando per questo. Daniel, invece ti faccio una domanda. Visti i tuoi trascorsi, soprattutto in Serie B, nelle file del Cittadella, tutti si ricordano di un gol che hai fatto con la maglia granata. La differenza tra la Serie B e la Serie C è l'imposizione, ovviamente, degli under da schierare in campo. E molte squadre si sono adattate ingaggiando dei giocatori giovani, ma anche giovani di qualità, come ad esempio l'Akragas, che ha avuto una maggiore condizione atletica proprio dagli stessi giovani. Quindi questo può essere un punto di vantaggio per molte squadre nel corso della stagione, avere un'età media molto bassa? Sì, può essere una, da questo punto di vista sì, però si deve capire anche che il campionato è lungo e si serve anche dei giocatori che hanno l'esperienza per saper gestire anche le partite, che non si vince solo con la brillantezza delle gambe, però con una giocata, oppure a saper gestirla. Col possesso palla. Col possesso, quindi è un po' di, secondo me è un po' di equilibrio da mettere tutte queste cose insieme e trovare una squadra che possa, perché alla fine non è che si vede tante squadre che fanno tanti nomi, oppure quello che non la fanno, che alla fine arrivano e quello non arrivano, quindi il campionato è un po' così e cerchiamo di puntare in alto. E fra le squadre, quella del prossimo turno da affrontare è il Rende. Un Rende che ha un percorso praticamente quasi parallelo al nostro, perché ripescata, noi invece siamo stati promossi dalla Serie direttamente al primo posto. Salutiamo gli amici di Trastevere. Sempre ciao. Sempre le amici in Trastevere, un saluto a loro. Dicevamo, Lenin invece è stato ripescato ed è partito a razzo, come dicevi, con due vittorie consecutive. Adesso ha perso, diciamo, un po' la bussola, noi stiamo molto più su in classifica. Ha dovuto arrangiare, diciamo, una formazione subito dopo il ripescaggio, quindi c'è stato veramente poco tempo, quindi ha un'ossatura che si sta un po' sbriciolando, ma resiste. Qual è il tuo pensiero per questa partita contro loro? Sì. Credo che quello che cerchiamo di essere umili, no? di capire cosa dobbiamo, qual è la nostra primo obiettivo, no? Che è cercare di salvarsi, di lavorare. E credo che per loro partire così è stato proprio quella forza di avere questa promozione, no? Di essere messo su questa categoria, e quindi per noi non possiamo pensare che avrà una partita facile, oppure che avrà una squadra inferiore, oppure che la squadra non si può vincere. Quindi io cerco di, nel mio personale, di cercare di non aver paura, però di rispettare tutte le squadre che affronterò, e cerco di lavorare così, e ci prepareremo bene come tutte le altre partite. Mister ci farà vedere come dobbiamo affrontare questo tipo di questa partita. Mi detto mi dimmi senza di rientrano proprio nella testa. Sì, assolutamente. Cioè, tutti quanti avete detto la stessa cosa. Io tornerei sulla partita di Lecce. Perché tra Lecce e Akragas si sono verificate due cose identiche, cioè il Bicelli era sotto 2-1, ad Agrigento a Siracusa con l'Akragas il Bicelli ha pareggiato, ma anche a Lecce il Bicelli ha pareggiato. Ecco, che cosa ti dispiace di più di quella partita? Il gol annullato o il fatto che Di Piazza, facendo quella bellissima giocata del 3-1, non abbia lasciato al Biceglie quei 15 minuti per tentare di pareggiare la partita? Credo che questo è un po' il calcio, no? Succedono delle cose che ogni tanto ti portano bene, ogni tanto no, degli episodi,
noi sapevamo che questa partita poteva essere, diciamo, finita così della qualità del Lecce, del loro giocatore. Quindi mi dispiace perché veramente dentro al campo, perché ho potuto giocare, vedevo che la squadra si sentiva proprio bene da affrontare, no? Non eravamo tipo, non si siamo messi indietro, non si siamo chiusi, no, a un certo punto eravamo lì che mettevano, che cercavano di fare i pressi, di rigiocare, quindi mi è dispiaciuto di più il gol annullato, perché se pareggi con quella forza andremo poi magari a tentare anche di vincerla la partita, quindi mi è dispiaciuto per questo. Però Lecce alla fine ha dovuto giocare con 5 difensori, cioè quella è stata forse, quando sono passati a 5 in difesa, quella è stata la missione di una difficoltà, e comunque vuol dire che il Bisceglie è una squadra rispettata, perché se passi a 5 in difesa, tu sei Lecce, giochi in casa, passi a 5 in difesa, vinci per difendere 2-1 col Bisceglie, vuol dire che temi e rispetti l'avversario. Questo vi fa crescere giorno per giorno, capire e avere la consapevolezza che il Bisceglie è una squadra rispettata da tutti, aiuta. Sì, aiuta, perché ti dà la confidenza di vedere che stiamo lavorando bene, e però dobbiamo essere bravi a capire che abbiamo molto da migliorare ancora su questi gol che abbiamo subiti anche da contro l'Acaras, no? Sai, di queste piccole cose che alla fine possono dare qualcosa ancora di più, quindi è buono, però sempre con l'atteggiamento di cercare di migliorare su quello che può decidere la partita, oppure continuare a crescere ancora di più. Parlando invece del campionato, adesso il Lecce è arrivato in testa al campionato, ha avuto la possibilità comunque di superare il Monopoli e anche il Catania, approfittando del turno di riposo. Quindi quali sono secondo te le favorite? Se secondo te appunto se la giocheranno solo Lecce e Catania, o se qualcun'altra ci metterà lo zampino, e quale sarà il ruolo del Bisceglie a prescindere dalla salvezza? Non ti so dire ancora tutte le squadre, perché abbiamo fatto comunque 7 partite. E Lecce si vede che è una squadra anche che da anni già fanno la squadra anche per salire. Anche l'anno scorso ho giocato contro di loro e si vedevano anche per l'ambiente, non per la piazza. Come ti ho detto, la nostra mentalità del gruppo, della società è questa, di rimanere lì, rimanere consapevoli che dobbiamo lavorare, cercare questo nostro primo obiettivo, e dopo quello che vedremo dove siamo, a che giornata siamo, quello che possiamo fare, e ci vorremmo per questo. C'è un nostro amico che ti chiede che cosa ne pensi della questione dei tifosi, perché Bisceglie è una squadra che ha una tradizione di tifo importante, lo dicevamo anche nelle altre puntate, il tifo a Bisceglie si è sempre fatto sentire, l'anno scorso è stata l'arma in più della squadra anche nei momenti di difficoltà. Invece quest'anno lo stadio è vuoto, manca il rumore dei tamburi dei tifosi. Come la vedi tu? Che cosa ne pensi? Io penso che i tifosi fanno la differenza anche nell'appoggio alla squadra, perché anche l'anno scorso sono stato qua al sud, no? Sempre al sud del Siracusa, e ho visto che quando giocavamo a casa aveva questa differenza, no? C'era la spinta. Sì, e questo che credo che questa può essere un'arma in più per noi, sai? Vedere che, incoraggiare e dire che loro sono importanti, e che avere questo appoggio è importante, perché alla fine tu sei a casa, e quindi quando sei a casa deve avere questo appoggio di più, no? Di questa spinta, quello per me è molto importante. Io l'ho detto, sì, scusa, cioè, ma come, prendiamo un brasiliano e poi togliamo i tamburi? Cioè, insomma, come fa a parlare la samba? Cioè, hanno bisogno di ritmo. Cioè, ma si può. Ma la Serie C anche si può. Ma credo proprio di sì, che si possano avere, sì, i tamburi. Cioè, siete abituati, cioè, voglio dire. Sì, sì.
cioè in Brasile magari se non c'è il tamburo non puoi iniziare la partita, perché è il contrario, cioè, ci vuole il ritmo, altrimenti come giochiamo, cioè, ancora una torniamo domanda tutto dai busto. Nostri, un'altra domanda da Franco Checco Garantino, ciao che Franco, ti chiede ciao, cosa Franco. Pensi del mister di mister Zavettieri, sia magari dal punto di vista umano che dal punto di vista proprio tecnico-tattico, che cosa ti sta insegnando, che cosa ti ha dato in più? Come ho detto, lui anche al punto che avete parlato di questa partita è uno che ha il coraggio di provare, di cercare di essere offensivo, e sono arrivato qua in condizioni così scarse e mi sono messo subito dentro con i lavori, col tutto. Lui mi sta facendo capire come giocare e anche di farmi giocare libero, perché credo che questa è una delle mie, qua in Italia io arrivo da un calcio dove c'è quel movimento che tu non, e quindi per me in questi anni è una cosa che cerco di imparare, però di non perdere quello che sono, la fantasia, di ogni tanto di stare in una posizione diversa, oppure di questo che puoi spezzare un po', no? E la domanda mi sorge spontanea, visto che stiamo parlando con un giocoliere brasiliano, a chi ti ispiri? Perché qua in Brasile veramente c'è l'imbarazzo della scelta. È una domanda che facciamo praticamente a quasi tutti i calciatori del liceo. No, da piccolo, anche una delle memorie più belle è stato quando il Brasile ha vinto i mondiali, e quindi mi ricordo che anche Italia di Ronaldo, ti ricordo, sai? Ah, il famoso triangolino sulla fronte, il 2002. Mi piaceva molto perché lui, secondo me, degli attaccanti, che quello che faceva lui di andare a prendere la palla, lui aveva tutto, capito? Quindi è uno di quello che mi... Tutti i Ronaldi, sia lui, sia Ronaldo adesso, sia Ronaldinho, quindi... Tutti i derivati, però... Sia Ronaldo è portoghese, attenzione. Sì, però diciamo, per me che... diciamo, da un'altra vita ero tifoso di una certa squadra, per me di Ronaldo ce n'era solo Nazario da Lima. No, lo dico anche io, perché ha vestito anche la maglia della mia squadra, quindi lui aveva qualcosa in più, sì. Sicuramente aveva una capacità di trovare delle soluzioni, che fare dribbling, in cambi, di fare... Se il suo soprannome era il fenomeno, il motivo ci doveva pure assolutamente essere, assolutamente. A proposito è uno che ho visto giocare anche, quindi credo questa è una cosa importante, avere uno che tu hai visto, che come riferimento fatto la... Scendiamo sulla terra, un giocatore di questo girone che magari apprezzi, che hai conosciuto o contro il quale sei curioso di giocare, un giocatore che uno dice ma questo voglio vedere proprio, ci voglio giocare per capire se è veramente così forte come penso. Mi ha messo in difficoltà adesso, eh? Lui è abile, lui è il mago delle domande, lo faccio apposta. Non so, qualcuno del Catania, qualcuno, cioè, c'è un giocatore in particolare, non lo so, hai visto quelli dell'Ecce? Allora, perché l'anno scorso ho giocato insieme con Semenzato e ho visto che è al Catania, e quindi può darsi che se giochiamo contro si troviamo alla stessa, se lui fa loro che stava facendo a Podere, noi ci troviamo alla stessa fascia, quindi credo che lui è... Ti incuriosisce, sì, affrontare, perché abbiamo lavorato insieme, quindi sì, sarebbe è un giocatore che è interessante da affrontare. Ti saluto un tifoso del Siracusa, Giuseppe Floridia. Un saluto a un tifoso del Siracusa, perché non sei rimasto con la squadra Aretusea? Perché? Così nel calcio vabbè, capita di cambiare squadra, sì. Diciamo che è abbastanza normale, a parte normale. Che mi trovavo bene tutto, però è successo così nei confronti, nei contratti, queste cose, non siamo riusciti a mettere questa cosa a posto, non avete trovato l'accordo, diciamo, mi dispiaciuto in maniera molto semplice. Hai bellissimi ricordi di Siracusa, della stagione, è stato bello anche tornare lì adesso e rincontrare un po' di tifosi anche che sono avvicinati di più, e quindi... Sì, per te era una partita particolare, anche se giocavi contro l'Acragas, ma bello anche segnare, capito, lì dove l'anno scorso ho giocato, e... Il livello del girone C
di questo campionato di Serie C è veramente più alto rispetto a quello degli altri gironi, secondo te? Allora, ho avuto l'esperienza del Pavia un po', del Pordenone nel girone... Sì, credo che è un girone dove si fa più... Contrassiduri. Sì, è un gioco più di fisico e credo che si sono tante, come stiamo vedendo, no? Come ho detto, non è che puoi affrontare una squadra e dire no, vinciamo, oppure no, c'è un livello molto, è un campionato che secondo me sarà molto equilibrato, quindi è difficile da giocare, è bello anche avere questa cosa. Assolutamente. Un'ultima domanda e poi lo liberiamo, ma perché poi mi libererò anche io, perché mi devo assentare per la cronaca, purtroppo abbiamo aperto sì, una piccola parentesi. Salutiamo Mauro Di Pierro, Gianni Natile. C'è Gianni Natile, segretario Gianni Natile che sceglie. Ultima domanda. Chi va la dedica del gol di domenica? Allora, io ringrazio sempre Dio perché lui mi sostiene, mi dà quella forza, quindi cerco di ringraziare lui per tutto. E questa, la mia mamma ha compiuto gli anni il giorno dopo, quindi anche è bello perché la mia nonna è venuta di qua, c'è ancora i parenti qua, quindi è andata in Brasile con 20 anni e quando sono venuto qua per la nostra famiglia è rappresentata una cosa molto molto bella, quindi dedico questo alla mia mamma e a lei che tramite questa famiglia siamo qua. Quindi noi ringraziamo il nostro secondo ospite di questa puntata di Terzo Tempo e ci vediamo sabato allo stadio, speriamo bene, con qualche tifoso in più. Bene. Stadio Gustavo Ventura, ore 16:30, vi sceglie il Rende. Mi raccomando, la partita verrà trasmessa su Telenova. Fregate, vedete il nostro live. Vabbè, non devi dire così, devono venire allo stadio, seguire il nostro live. Soprattutto allo stadio. Naturalmente vi faremo sapere a chi toccherà fare lo speaker. Tu non ci sei, quindi già. Lo scopriremo venerdì. Allora, il problema è questo. Le due partite in cui ho fatto io lo speaker hanno portato 6 punti. Fallo tu, dai. No, fallo tu, nel senso che tu devi riscattare, perché tu hai fatto la partita con Catanzaro. No, Catanzaro ce l'ha fatta, ma ci sono le ho fatto. Infatti, vabbè, qua c'è tu la mafia. Ci affidiamo a tutti, ma tanto il risultato della partita lo sa Bartolo. Sempre Bartolo. Cosa anche se detto? Avevo detto che si vinceva 1-0, invece un 2 pari mi ha spiazzato parecchio. Avevamo previsto comunque il gol di Jovanovic, l'abbiamo previsto. Dai. Bene. Ancora grazie. Un grazie. Salutiamo Alessandro Cianipazzi. Se non facciamo risultato il colpo di Papo, parlo con Zavettieri, dai. Hai assolutamente ragione. Paolo Dentello Azzi e ci vediamo sabato allo stadio. Grazie. Allora, i nostri valletti continuano ad arrivare anche non solo commenti per Ryan, ma anche per Mamma. Sì, io mi devo assentare. Allora, ricordiamo, c'è purtroppo una notizia di cronaca che stiamo per inserire, quindi non vi dico di più. Seguite il nostro sito se potete, naturalmente vi stiamo per aggiornare, stiamo cercando di avere delle conferme riguardo il decesso purtroppo di una persona. Di una persona, quindi non è molto molto definita la questione, non è molto chiara. Vabbè, noi mentre lui va a reperire le fonti e va a scrivere la notizia di cronaca, noi andiamo avanti con il nostro programma e facciamo un flash veloce, pardon, sulla Serie B, perché sulla caveteria. Sì. C'è da parlare di Bari e Foggia. Il Bari è riuscito a strappare un 2-1 in rimonta al San Nicola grazie alle reti di, aiutatemi, non me le ricordo più, me le ero segnate, non me le ricordo, vabbè, ha segnato sicuro Galano e in proda, bravissimo, e Nenè si è mangiato un gol, mannaggia lui.
però diciamo così è riuscito a rimontare l'iniziale svantaggio con l'Avellino, riuscendo a vincere per 2-1 appunto. Quello che personalmente ho visto della gara dei Galletti è che hanno avuto quel cinismo di riuscire a rimontare l'iniziale svantaggio, a differenza di quello che solitamente vediamo nelle gare in trasferta, perché in trasferta al Bari manca quel quid in più che gli permetta di riuscire a portare a casa il risultato. Ricordiamo che il Bari non vince in trasferta da tantissimo tantissimo tempo. Giustissimo Cristina, io ho visto il primo tempo di Bari Avellino, poi ovviamente mi sono dedicato ad altro, una partita sostanzialmente equilibrata dove c'è stato neanche un tiro in porta, 4 tiri da parte del Bari, di cui il palo interno preso da Galano e 2 tiri, ragazzi, molto tiro notevolmente sbilenchi, quando scatta la magia Cristian Galano, che è il Robin, ragazzi, delle tavoliere, come lo definiscono, e poi ci sono stati 2 tiri sbilenchi, sì, dell'Avellino di Novellino, che poteva anche meritare molto di più. Vantaggio di Krešić, grande è stata la reazione dei Galletti. Prima sul rigore ha segnato in punta e poi Galano ha fatto una magia da fuori aria, signori, che gol. E passiamo invece al Foggia, che invece ha perso 3-1 con l'Empoli. Foggia che sostanzialmente ha giocato un buon primo tempo, ha tenuto bene il campo e coperto bene, diciamo, la fascia, cioè coperto bene in difesa, ma ovviamente non è andata a segno. E nella ripresa i soliti errori difensivi hanno portato prima al vantaggio ripetuto dell'Empoli, anche se il Foggia ha provato a riscattarsi segnando il gol, però magari forse Stroppa avrebbe dovuto fare prima un po' le sostituzioni, perché magari serviva in campo un po' di fisicità in più per contrastare l'attacco dell'Empoli. Ha portato Mazzeo fino all'ultimo, che tra l'altro ha segnato all'82esimo per il 3-1, sostanzialmente affaticato, però il golletto è arrivato. Non ci siamo per il Foggia, ultimo posto in coabitazione col Cesena, 20 gol subiti, la peggior difesa del campionato, Cristina. Sì, assolutamente, il Foggia non ha ancora capito di essere in Serie B, lo diciamo da 7 puntate ormai. Stroppa non ha recepito ancora il messaggio, bisogna svegliarsi, perché gli errori difensivi del Foggia fanno veramente pensare. È difficile pensare a una salvezza con una squadra che non riesca a difendere. Ok, magari non riuscirà a segnare, però bisogna saper difendere, perché 20 gol subiti in appena 8 o 9 giornate, ora non mi ricordo, no, 8 forse. Sono 8 partite. 8 giornate sono veramente troppi. I 5 gol a Pescara e i 3 poi diventano troppi. E quindi diamo uno sguardo alla classifica e guardiamo comunque il lato positivo delle cose. Il Foggia, nonostante sia ultimo in classifica, ha 7 punti dalla vetta. La classifica è molto corta, infatti il Bari è ottavo con 12 punti, il Frosinone e l'Empoli, che sono le prime in graduatoria, hanno 14 punti. Foggia ultimo con Ternana e Cesena a quota 7. Prossimo turno in anticipo, venerdì 13 ottobre 20:30, c'è Foggia-Perugia, mentre il Bari sarà... ha perso quella Provercelli, che ha fatto una goleata 5-1. Se non mancava Yong Swan, che è il famoso coreano di proprietà. Esatto, 5-1. Mancava Hong Swan, il coreano, sì. Che ha fatto veramente scalpore di proprietà del Cagliari nelle prime giornate. E il Bari era ospitato a giocare a Vercelli al Silvio Piola di Vercelli. E quindi bisogna stare attenti, portare a casa il risultato è fondamentale. Provercelli, che appunto ha vinto con il Perugia, però cioè il Bari adesso si deve rialzare velocemente. C'è bisogno assolutamente di rimuovere i mal di trasferta. Non vogliamo assolutamente parlare di squadre ultime in classifica, passiamo dalla Serie B al campionato d'eccellenza, perché io direi che facciamo accomodare il nostro assolutamente ospite. Perché questa squadra è in un posto dove effettivamente non merita di stare. C'è gioco, c'è rendimento, c'è una grande intesa, soprattutto c'è un allenatore che ha fatto un lungo percorso nonostante la giovane età, però vederla sul fondo della graduatoria con un solo punto, a me onestamente, che ho visto nascere questo progetto, fa veramente male. Stiamo parlando dell'Unione Calcio Biceglie, che è il nostro ospite, uno dei difensori dell'Unione, Sergio Quercia, che accogliamo. Benvenuto Sergio, ciao. Parlavamo appunto della gara col Gallipoli, finita 2-1, Unione ancora in difficoltà, che non riesce a muovere la classifica. Sì, ci sta girando un po'
un po' male, come già ha detto Barto, alla fine il gioco c'è, le prestazioni ci sono. Magari in queste 5 giornate sono venute fuori un po' le lacune, un po' l'inesperienza della Rosa, che comunque alla fine è abbastanza giovane. Basti pensare che col Fasano abbiamo giocato con 4 under titolari, anche ieri abbiamo finito la partita con 4 under, e quindi magari stiamo pagando in questo momento l'inesperienza, più qualche episodio sfortunato come il tiro di Visconti respinto sulla linea o il cross sbagliato sul primo gol da parte loro, è andato in porta, quindi alla fine anche gli episodi non ci hanno accompagnato. Certo è che la realtà dice che comunque abbiamo un punto e purtroppo non si, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, quindi bisogna rimboccarsi le maniche già da domani e ripartire. Questa unione comunque ha fatto vedere tante cose buone. Pensiamo che il Fasano aveva travolto di 7 gol l'Aradeo, invece è stato bloccato, soprattutto Musacco ha bloccato da solo il Fasano, soprattutto con il penalty errato dai biancoazzurri. Quindi le premesse effettivamente ci sono. Il presidente Pedone dà la fiducia comunque incondizionata a Luca Rumma, perché effettivamente è come un figlio che è cresciuto insieme al progetto Unione. Ma che cosa manca, tranne l'inesperienza di questi giovani che comunque avete visto crescere tutti insieme? Manca quel pizzico magari di convinzione. È giusto avere piena fiducia nel mister, nella società, nella squadra, quando si avvia magari un progetto del genere con una formazione così giovane, è giusto dare il tempo alla squadra di realizzarsi o comunque sia di crescere. Manca quella convinzione in più, quel coraggio di provare a fare determinate cose, quel coraggio di provare a fare la partita in determinati momenti, di fare la scelta rischiosa. È chiaro che il solo punto nelle 5 giornate non aiuta, diciamo, comunque a prendere decisioni coraggiose o comunque sia a poter fare la partita nostra. Non è facile, ma ci stiamo lavorando domenica dopo domenica. Abbiamo visto già col Fasano che comunque i risultati ci sono, diciamo, non siamo sprovveduti, non siamo disorganizzati, siamo di categoria. È chiaro che però bisognerebbe magari essere un po' più cinici, un po' più cattivi, un po' più, diciamo, un po' più cazzuti, se si può dire. Questa cattiveria, questa cazzimma, esatto. Tiro fuori, diciamo, le mie origini napoletane da questo punto di vista, però non deve tramutarsi in episodi francamente spiacevoli, perché ci sono state 2 gare in cui l'Unione non ha avuto la completezza assoluta dell'11 in campo fino al 90esimo, con l'espulsione prima di Visconti nella seconda giornata, se non vado errando, e successivamente nel turno successivo quella di Quacquarelli. Esatto, sì. Alla fine bisogna anche riconoscere che magari in gara si sente una situazione, un agonismo, diciamo, chi vive la gara la vive a pieno, magari in queste 5 giornate anche questi sono errori magari di inesperienza magari. Esatto, o comunque paghi l'eccessivo nervosismo di vedere magari partite giocate nella gran parte da noi, non concretizzare magari le numerose occasioni prodotte. Alla fine magari ci sta l'episodio in cui un giocatore, un elemento sia più nervoso. È chiaro che in questa situazione, con le nostre condizioni, dovremmo evitare di, almeno questi episodi, rimanere in 10 o comunque di fare errori grossolani come sono stati fatti. C'è il tempo per riprendersi, diciamo, siamo alla quinta giornata, abbiamo capito già i nostri errori, quindi io sono fiducioso, come penso sia l'ambiente. È chiaro che però la fiducia c'è, ma bisogna comunque dare una sterzata nel breve termine. Magari quel qualcosa in più che manca alla squadra può anche essere il fattore campo. Ne parlavamo prima con Paolo, il fattore tifosi è importante, i tifosi che spingono la squadra, il fatto di poter giocare sul proprio campo, portare a giocare in casa, è magari qualcosa che vi potrebbe dare una spinta in più, di avere magari più fame di portare a casa il risultato. Sì, esatto, alla fine è un problema che in realtà ci portiamo già da 2 o 3 anni. Il fattore campo, per chi arriva in questa situazione quest'anno, non è abituato magari a viverla così, invece chi la vive
da 2-3 anni come noi, come me, come Nicola Di Pierro, che al momento non è dei nostri, o come chi ce l'ha già l'anno scorso, un po' ci è abituato, però chi ci arriva quest'anno comunque ha bisogno di tempo per abituarsi. Il fatto di non giocare in casa è un'aggravante, una condizione comunque che pone una variante che pone più difficoltà sulla stagione. Speriamo di tornare in patria, diciamo, presto, almeno quest'anno ci sono i presupposti. Lo rifacciamo, approfitto di questo richiamo da parte di Sergio, lo rifacciamo da capo questo annuncio, perché l'abbiamo scritto in calce al nostro articolo di sintesi della partita. Ma quando sarà pronto il Francesco Di Liddo? Questo lo richiediamo ogni settimana, perché è un pezzo della storia calcistica bicigliese, ma soprattutto è la casa dell'Unione Calcio. Questo spostamento, eventualmente a Terlizzi, eventualmente al Ruvo di Puglia, oppure eventualmente a Inziteto, è davvero stanchevole per tutta la truppa azzurra. Ma non solo per loro, anche per noi che dobbiamo seguirli è più difficile poter dare all'Unione, diciamo, l'attenzione mediatica che è una squadra che comunque milita nel campionato di eccellenza merita. Vorremmo essere aiutati anche noi a poter... ad avere la possibilità di coprire mediaticamente tutte le gare di tutte le squadre ed essere tra virgolette ripagati poi dalle squadre stesse, che magari rilancino, condividano i nostri pezzi in maniera tale che il nostro lavoro venga apprezzato, diciamo così. Quindi l'appello è: fate giocare le squadre di Biceglie a Biceglie, perché sarà nostra premura poi darne notizia. Diamo maggiore risalto, però approfitto, ringrazio comunque, perché c'è una grandissima attività mediatica da parte dell'Unione Calcio, ringrazio l'ufficio stampa dell'Unione, quindi Valentina Sinigaglia, ringrazio Corrado Misino che ha fatto un piccolo post pubblicitario, ecco, ci sta seguendo, un piccolo post pubblicitario sull'intervento di Sergio qui a Terzo Tempo. Prossimo turno, sempre in esilio virgolettato, però con la leader di questo campionato, il Trani. Non ci si aspettava un Trani in piena crescita immediata, l'abbiamo già affrontato in Coppa ed è stato fatale, tra parentesi. Vedere il Trani capolista è sintomo di un campionato equilibrato. È vero che per noi è stata fatale Trani, però alla fine si è visto due partite, 180 minuti comunque sì, equilibrati. Quindi questo dimostra che tra Trani che è prima e Unione che è ultima non c'è questa grossissima differenza di valori. Fatto sta che è un impegno comunque proibitivo, perché la solidità del Trani in queste giornate si è palesata, nel senso che comunque è una squadra che prende pochi gol, è una squadra che rischia pochissimo, una squadra di categoria, perché ha elementi di categoria e di spessore. E chiaramente, come tutte le partite, partono da 0-0, quindi, come è stato per il Fasano, è un'altra partita ardua, però allo stesso tempo non da temere così tanto, cioè rispetto per tutti, come si dice solitamente, paura di nessuno. Niente, inizieremo a lavorare da domani, consapevoli che comunque non si è perso tempo in questi due mesi, perché piccoli passi li abbiamo mostrati sempre. Niente, da domani ci metteremo a lavoro per affrontare comunque sia una squadra ben posta in campo. Qual è l'obiettivo di Sergio e qual è l'obiettivo di questa Unione in questo campionato di eccellenza? Il mio obiettivo è fare bene, diciamo, sposa in pieno quello che è l'obiettivo della società, sarà quello di fare il meglio possibile. Ripeto, è un campionato equilibrato, è chiaro che le prime 5 giornate dicono ben poco di noi, però il nostro obiettivo è fare il meglio possibile, che sia la salvezza, che sia una metà classifica, che sia quel che sia. Il primo obiettivo è comunque mantenere la categoria e valorizzare comunque un lavoro fatto nel settore giovanile, che inizia a portare i suoi frutti, come abbiamo visto nelle prime 5 giornate. Ci sono stati comunque parecchi elementi che vengono dal nostro settore giovanile. Solitamente denaro e potere vanno a braccetto. Abbiamo visto anche nel campionato di eccellenza squadre che hanno speso e hanno investito davvero tantissimo. Pensiamo all'Omnia di Tonto, possiamo pensare anche al Trani, che ha risolto completamente la sua crisi economica della passata stagione, che l'ha portata alla retrocessione, ai playout. Pensiamo ad altre squadre, come ad esempio il Fasano, che però adesso sono dietro,
mentre squadre che hanno investito al piccolo trotto come il Gallipoli adesso sono al primo posto. Il tuo pensiero? Per me alla lunga i valori verranno fuori. L'Omnia ha appena cambiato l'allenatore, se con Pasquale De Cagni, che è una persona che lavora bene, che sa comunque, sa il fatto suo, diciamo, sa fare il suo mestiere, abbiamo visto l'anno scorso a Bitonto. Le prime giornate hanno evidenziato un campionato, come ho detto prima, equilibrato. Non è detto che chi ha speso più degli altri debba vincere per forza il campionato. Fatto sta che comunque Gallipoli, Molfetta, Trani stesso, che comunque diciamo in assi di partenza non era come una delle favoritissime, è vero che hanno un organico importante, però a inizio anno, inizio stagione ci si aspettava più dal Fasano, dal Casarano o comunque sia dall'Omnia stesso. Si stanno dimostrando che attraverso il lavoro, attraverso una organizzazione di squadra si possono raggiungere i risultati in un campionato che sarà equilibrato fino alla fine, ma per me, ripeto, infine verranno fuori i valori assoluti di Omnia, di Fasano, di Casarano stesso. Una domanda te la voglio fare ritornando proprio all'interno diciamo del gruppo Unione, di questo universo di cui ho fatto ben volentieri parte anche io per un certo periodo. Parliamo anche del tuo rapporto con mister Luca Ruma, perché siete stati collaboratori insieme per quanto concerne i giovanissimi, gli allievi e poi per quanto riguarda la formazione under prima dell'assunzione alla prima squadra. Credi nel suo lavoro e soprattutto come vedi l'operato di Luca Ruma rispetto comunque a mostri sacri della categoria? Possiamo pensare a Visconti, che addirittura è di categorie superiori, o come la Salandra ad esempio, o come Liberio, Stella. Sì, l'operato del mister, per chi lo vive ogni giorno, per chi ha visto le nostre partite, si vede, il lavoro si vede. È chiaro che purtroppo magari nel calcio, soprattutto italiano, si è abituati a giudicare i mister magari per i risultati piuttosto che per il lavoro svolto. È chiaro che i risultati magari in questo momento non ci stanno ripagando, però io penso che il saper fare del mister si noti nel rapporto comunque con gli stessi grandi, come hai nominato tu, con Armando Visconti, con Renato Bartoli. Quando vedi gente che comunque è di categoria, che ha fatto categorie superiori per molto tempo, portare rispetto a una persona così giovane, ascoltare una persona così giovane, significa che comunque sia il mister sta lavorando bene, è riuscito a catturare l'attenzione di tutti perché è in grado di poter tenere la categoria. La storia è ricca di magari di partenze false. Se vogliamo ricordare la prima avventura anche di Allegri nel Cagliari, ha fatto le prime 5 giornate 0 punti. La pazienza, secondo me, nel calcio italiano molte volte non viene mantenuta, però secondo me in questo caso la società è stata brava a mantenere comunque una tranquillità e una pazienza, una situazione tranquilla senza allarmarsi più di tanto, poiché magari valutando veramente l'operato del mister o le nostre prestazioni stanno vedendo che comunque il lavoro è stato fatto, ci stiamo impegnando, ci stiamo venendo fuori. È chiaro che, ripeto, è il momento di portar via magari i risultati, magari anche con qualche prestazione sottotono rispetto alle prime 5 giornate, però bisogna iniziare a fare i punti. E speriamo, anche se è abbastanza ostica come gara, già da domenica prossima, mi raccomando, 15:30, stadio da definirsi o è a Rovo di Puglia? E al posto Coppi di Rovo di Puglia, Unione Calcio Bisceglie e Vigo Trani. Sono le 19:51, Cristina, vogliamo congedare 47 il nostro... 47 per la precisione, stavo vedendo l'orologio all'angolo. Noi ringraziamo il terzo ospite di Terzo Tempo, Sergio Quercia, per essere stato con noi, con la speranza che magari dalla prossima volta il prossimo ospite dell'Unione possa raccontarci una bella vittoria. Grazie a voi, buonasera a tutti. Quando vuoi, anche tu ancora nostro ospite. Grazie. Salutiamo uno dei nostri più affezionati follower, che è Alfonso Di Vito da Cerignola, che domenica ha fatto la sua prima esperienza in telecronaca per la partita. Peccato però per lui da Cerignola contro Giulianova, già l'aveva detto, ma nei 2-2 Cerignola è abbastanza temibile. Forza Ludas anche. E Carlito Soleri sta guardando il video. Ciao Carlo, sei
In arrivo è stato in una vacanza meravigliosa ed esotica. Grazie a Sergio Quercia per essere stato con noi. Se i nostri valletti possono accompagnare, così concludiamo. Sì, concludiamo questa puntata, perché c'è ancora un po' di sport da raccontare. C'è da parlare di calcio a 5. Per dovere di cavalleria, parliamo del biceglie femminile, quindi calcio 5 femminile. Altri segnali positivi dall'amichevole con il Rio Nero. Infatti le nerazzurre, allenate da mister Francesco Ventura, sono state... Che è successo? Prego, rientri. Faccia pure il suo ingresso. Non ascoltate Cristina che parla di un amichevole di un mese fa, scusatemi. Del 16 settembre. E non lo so, stava aperta, che allora, cosa volete da me? Chiudiamo, brava Cristina. Allora, se torniamo ragazzi, in diretta, potete tornare in diretta. Stai in diretta, tranquillo. No, potete tornare con la videata in diretta. Grazie. Ci siamo, rimettiamo l'applicazione così diamo. È stata una puntata particolare, allora. Parliamo del biceglie femminile, anche se avremmo dovuto parlare d'altro. Vabbè, iniziamo col biceglie femminile, vittoria 2-1 sul Porto San Giorgio nella partita che si è giocata ieri al Paladolmen. Sono andate a segno Costanza Lorusso e Flora La Rossa per la formazione marchigiana. Gol sul tiro libero a un minuto e mezzo dalla fine, realizzato da Nainggolan, che è la sorella del calciatore che credo sia ancora della Roma. 3 su 3 per la formazione di Francesco Ventura, che nel prossimo turno riposerà, quindi sarà ferma in questo girone B del campionato di Serie A2 femminile di calcio a 5, da registrare una buona cornice di pubblico sul parquet del Paladolmen per questa squadra che al momento ha 9 punti in classifica, gli stessi della formazione umbra dell'Angelana, squadra di Città degli Angeli, che è una frazione di Assisi. Per quanto riguarda invece il futsal biceglie, dobbiamo registrare la sconfitta casalinga nella super sfida di sabato col Meta. Una partita veramente strana, ha vinto 3-2 la formazione siciliana. Il gol decisivo è stato realizzato da Vega a un minuto e mezzo dal termine. Il futsal biceglie era andato avanti grazie a un gol di Nico Pedone nella parte conclusiva del primo tempo. Poi, dopo il pari del team di San Giovanni La Punta, 2-1 realizzato da Jeff su calcio di rigore. Quindi l'episodio di cui si è parlato e si sta continuando a parlare dell'espulsione dell'esperto Jeff per doppia ammonizione. Cos'è successo? L'atleta brasiliano era già stato sanzionato con un cartellino giallo in una situazione di palla fuori, ha leggermente scalciato la sfera allontanandola di qualche centimetro, consapevole comunque del fatto che il Meta aveva chiesto time out e quindi il gioco sarebbe stato assolutamente fermato per il minuto di sospensione. L'arbitro Malandra di Avezzano invece non ha voluto sentire ragioni, secondo giallo è rosso. Naturalmente a una squadra come il Meta non puoi regalare un power play, i 2 minuti di superiorità numerica sono stati sfruttati dal team di Samperi che ha pareggiato, e a quel punto 2-2 a 3 minuti, 2 minuti e mezzo da termine, il futsal biceglie ha perduto un po' la testa e da un errore abbastanza evitabile di Gabriel, che ha lasciato una palla vagante nel cuore dell'area nerazzurra, è nata l'opportunità che ha consentito a Vega di calciare praticamente indisturbato a colpo sicuro e trafiggere Taibi per il gol del 3-2. Le ripercussioni di questa partita, dell'esito di questa partita sotto il profilo psicologico sono incalcolabili, anche perché il futsal biceglie, a causa del ritiro dell'Isernia dal campionato di Serie A2, tornerà a giocare soltanto il prossimo 28 ottobre, tra l'altro fra le mura amiche, col Barletta. Ci sarà quindi un doppio turno di riposo per la formazione di Leopoldo Capusso, che avrebbe già dovuto riposare nella terza giornata, non giocherà quindi la partita con Isernia che è stata cancellata. Questo secondo il calendario. È anche vero che le 10 formazioni superstiti del girone B di Serie A2 hanno chiesto una rimodulazione totale del calendario, perché al momento il calendario è su
22 giornate, ma ciascuna squadra deve giocare 18 di partite, quindi c'è l'assurdità di un calendario con 4 riposi per squadra. Ovviamente tutto ciò si è saputo solo giovedì pomeriggio, quando l'Isernia ha comunicato la decisione di ritirarsi dal secondo campionato di calcio a 5, perciò è diventato tutto molto più difficile in itinere. Staremo a vedere, io credo che prevarrà da parte della divisione calcio a 5 il buon senso, il calendario sarà riformulato, c'era un turno infrasettimanale e credo che sarà cancellato, si rifarà il calendario in maniera tale da far concludere la regular season contemporaneamente al girone A, anche se poi non c'è neanche questo bisogno perché i playoff sono interni ai due gironi, e quindi tutto dovrebbe essere sistemato. Rimane il rammanico perché il Futsal Biceglie ha 3 punti da recuperare sul meta. Si è capito, il Futsal Biceglie deve fare la corsa sul meta per l'agognato secondo posto, sempre che il Maritim Augusta sia quella corazzata imbattibile che tutti sostengono. La prova del campo non è stata ancora fornita dalla formazione siciliana che riposava nella prima giornata. Il Futsal Biceglie quindi deve un po' ritrovare se stesso, fare tesoro di alcune ingenuità commesse, anche perché sul 2-1 c'è stata un'opportunità per Bavaresco che però ha calciato sul corpo del suo compagno di squadra Denner, poteva essere il gol del 3-1 e sarebbe stata tutt'altra partita, al netto di una decisione arbitrale molto discutibile che va contro il buon senso. Per quanto riguarda invece la Diaz, vittoria per 3-2 sul campo del Neapolis a Polignano, nonostante l'assenza di Mauro Caggianelli squalificato e di Giuseppe Russo che era indisponibile, 2 gol meravigliosi di Sergio De Cillis, che credo abbia già realizzato 8 reti in questo campionato di Serie C1. La rete del momentaneo 2-1 per la Diaz era stata realizzata da Sasso, che sta veramente dando un ottimo contributo alla causa. La Diaz che adesso è salita a quota 10 punti in classifica, si è ripresa un po' a Polignano i 3 punti persi nella difficile gara casalinga con l'Eraclio Barletta, che peraltro è in testa alla classifica. Sabato si è svolto al Bike Park di via Bartolo Colangelo, abbiamo ancora argomento, il challenge dell'amicizia, gara ciclistica condizionata dal forte vento, e è andato tutto bene, è andato molto poveri bene, bimbi. Gara eliminator per la categoria giovanissimi, organizzata dalla scuola di ciclismo Ludo Bike. Lascio immaginare a voi chi abbia vinto la classifica di società, tirato un nome a sorte, insomma, dominata come sempre la classifica dalla squadra di Piero Loconsolo, che ha ottenuto alcune importanti affermazioni anche per contenuti tecnici in alcune categorie, penso alla G2, ha dominato in ambito femminile nella G4 con tutte le 4 prime classificate della Ludo Bike. Infatti è stata la finale dell'Eliminator G4 tutta colorata del giallo Ludo Bike, una bella gara all'interno del percorso. È stato valorizzato veramente bene dagli organizzatori, da Piero Loconsolo e dai tecnici della Federciclismo, il tracciato ricavato con tante insidie, difficoltà tecniche che prevedono comunque un lavoro, prevedono comunque di insegnare ai bambini una vera e propria modalità di guida della bici, e questo è importante perché dà dei contenuti tecnici alla disciplina. Perché poi diventiamo professionisti e non sappiamo fare le discese con la bicicletta da strada. Per evitare tutto ciò, come dice giustamente Cristina, erano quasi 90 i partecipanti. Aggiungo la parentesi di una gara promozionale riservata ai G0, che sono i bambini di 4, molti avevano 4 anni, 4 e 5 anni, che non sono ancora tesserati perché la categoria G1 parte dal compimento del 6° anno di età, ma insomma è stato anche divertente vedere questi scriccioli gareggiare lungo il percorso di via Bartolo Colangelo. Così è andata bene per il challenge dell'amicizia. Il giorno successivo, siccome non avevano
non avevano esaurito la loro carica e la loro voglia di far bene, i portacolori della Ludobike hanno gareggiato a Lecce. Cristina, tu hai i risultati nel sì, dettaglio? Non hanno gareggiato solo quelli della Ludobike, giusto per la cronaca, a Lecce si è svolta la prima tappa del trofeo Tre Mari e prima tappa anche del Challenge Puglia, organizzata dalla scuola di ciclismo Kalos di Lecce, nel loro percorso scuola, e nella categoria, credo che siamo, questo è Allievi primo anno, sì, si è imposto Ettore Lo Consolo, mettendo alle spalle sia Vittorio Carr, praticamente l'avversario storico, che Piergianni Cautela, che non so di che squadra, Prosper Factory Team, sì, da dove arrivi. Comunque è stata una... Sì, abbiamo un'altra velina. Sì, grazie. Ettore Lo Consolo ha vinto con 40 secondi di vantaggio su Carrer, questo era il margine. I piazzamenti della Ludobike sono stati quasi tutti sul podio, vado a memoria, leggermente fuori dal podio solo Mauro Mastrapasqua, quarto tra gli esordienti, Simona Sasso tra le esordienti, terza... Credo sia arrivata terza, anche Ilaria Scarpa ha fatto bene. Ho sbagliato io, aspetta, perché seconda, prima Ilaria Scarpa, mi dicono. No, prima Ilaria Scarpa dovrebbe essere arrivata seconda. Alessia è arrivata prima nella sua categoria. Allora, fermi tutti. Ma non si può vedere la classifica. È andata bene, dai, diciamo così. Ragazzi, è andata bene ai ciclisti. No, perché io di solito vedo la classifica per categorie, è a posto. Allora, ecco qua. Tra gli allievi abbiamo già detto, allievi primo anno, tra gli allievi secondo anno, vabbè, non c'è nessuno interessante. Tra le donne, stanno caricando le classifiche. Tra le donne allieve ha vinto Adelaide Preziosa, mentre tra le donne allieve del primo anno Ilaria Scarpa è arrivata prima, seguita da Calcagine Benedetta e Melissa Negro, mentre tra le esordienti Simona Sasso della scuola ciclismo Ludobike è arrivata terza, prima tra le donne esordienti Rebecca Angiulo della Cavallaro. Tra gli esordienti uomini non abbiamo nessuno di dei nostri, no, della top 10 c'è Pasqua, Mauro Mastrapasqua 4. Ci siamo detti tutto. E credo di aver detto tutto perché non vedo altri. Sono concluse le classifiche. Sì, per le altre... Siamo in chiusura, ragazzi. Sì, siamo in chiusura, anche perché io devo scappare. Comunque ci sono stati degli ottimi risultati da parte di tutti i ciclisti bicegliesi, anche nelle altre categorie. Per esempio, vado a memoria, nella categoria juniores c'è da registrare un ottimo decimo posto da parte di Mauro Preziosa. Mauro Preziosa è un ragazzo della Cavallaro che negli ultimi anni sta crescendo tantissimo e va sottolineato l'impegno che questo ragazzo sta mettendo nel portare avanti questo percorso, perché per lui è importante e sta facendo davvero dei passi da gigante. Per il resto, onestamente, i risultati non li abbiamo, perché ovviamente le società tardano come al solito a farci arrivare i comunicati e noi non ce li possiamo inventare. Non li fanno arrivare proprio. Allora, prima di chiudere, non ho molto tempo per dirlo, dobbiamo assolutamente diamo aggiornamenti in solitaria. Abbiamo promesso di chiudere alle 20. Insomma, noi speriamo che qualcuno abbia compreso che il nostro lavoro va rispettato e che non ha senso ostacolarlo facendo finta che non esista. Con questo io dico, ce l'ho con tutti e non ce l'ho con nessuno. Spero di non dover essere costretto a fare nomi, perché sapete che per carattere sono uno di quelli che i nomi li fa. Quindi veramente mi auguro che sia l'ultima volta che torniamo su questo argomento. Terzo Tempo è una trasmissione che va in onda da 4 anni. Ce lo riconoscono in tanti, da tante parti, ci seguono in tanti, da ogni angolo d'Italia, questo non l'avevo mai detto, adesso ve lo dico così che possiate comprendere. È ridicolo che pagine Facebook, siti ufficiali, addetti stampa, di tutte
le società biceliesi facciano finta che terzo tempo non esista, pubblicizzando trasmissioni che non si svolgono neppure a Bicelli, giusto per far capire bene qual è la situazione. Allora, che il giocatore tal dei tali vada ospite in una trasmissione piuttosto che nell'altra, io credo che la volontà della la volontà e il lavoro corretto di una società, di chi si occupa di comunicazione all'interno di una società, sia quello di dare comunicazione del fatto che il giocatore X va ospite lì, il giocatore Y va ospite là. Insomma, siccome il terzo tempo non è né un programma migliore né un programma peggiore di tanti altri che si fanno in televisione, siccome gli articoli di Bicelli e Viva e di tutti i siti internet, soprattutto di tutti i siti internet di Bicelli, e capite bene quello che vi sto dicendo, gli articoli di tutti i siti internet di Bicelli non sono né meglio né peggio degli articoli della carta stampata, quindi sono uguali, giornalismo è uno, giornalismo è l'altro. Allora, chi deve fare la differenza è il lettore, non è l'operatore della comunicazione che artatamente esclude dalle rassegne stampa alcune testate o alcune situazioni per condividere e pubblicarne altre. Spero che questa sia veramente l'ultima volta che si torna su questo argomento, anche perché, lo dico veramente in maniera spassionata e senza presunzione, non serve a nulla. I risultati e il seguito delle varie trasmissioni lo decidono il pubblico, e il pubblico ha dato a terzo tempo una posizione, ha dato a terzo tempo un valore, ha dato a terzo tempo un significato, che è quello che vedete sotto la nostra pagina Facebook quando si legge la cifra delle persone che hanno seguito e visualizzato la trasmissione. Quindi, senza contare quelli che se la vanno a vedere su YouTube. Chi se la va a rivedere su YouTube, chi se la va a rivedere in una seconda visualizzazione che non viene contata da Facebook, chi se la rivede in podcast, chi se la scarica, chi se la risegue. Quindi noi chi la guarda attraverso il sito. Noi vi preghiamo di darci una mano per arrivare a tutti, perché alla fine, come avete visto stasera, il nostro programma racconta tutto lo sport del nostro territorio senza tralasciare nessuno, e quello che noi ci aspettiamo è che le squadre del nostro territorio ci diano una risposta. Perdonatemi. Io credo che questo sia l'ultimo doveroso appello, dopodiché da lunedì prossimo, dalle prossime settimane, noi saremo sempre qua, ma attenzione, io comincio a fare i nomi di chi ci ostacola, perché è giusto che il pubblico sappia chi non vuole che si parli della propria realtà, perché esiste anche gente così a Bicelli. Siamo in una città veramente strana, credo sia tutto. Ci vediamo venerdì con il nero e l'azzurro, perché Bartolo darà i numeri. A venerdì prossimo, sempre qui in diretta. Ciao.